Bene, io inizierei. Bene, buongiorno, benvenuti. Questa è la sessione istituzionale della Blue Design Summit, prima edizione qui alla Spezia. Rompo il ghiaccio con due parole, così poi diamo la parola ai nostri ospiti per gli saluti istituzionali. Beh, parliamo di design, anche di design, soprattutto di design. Design che ha cambiato le nostre vite, ca sta cambiando le nostre vite. Io penso le abbia rese anche un po' più belle. Pensate ai case, mobili, oggetti comuni di tutti i giorni. E ovviamente ha cambiato anche le barche. 15 anni fa che cos'era una barca? Una barca era una barca, appunto. Oggi è un oggetto di design, un unicum direi, perché le linee esterne, le linee interne, gli arredi, gli spazi. Qualcuno dice che è stata portata, grazie ad altri, a designer di altri settori che l'hanno contaminata, beh, è stata portata la casa in barca. Io penso invece che sia stata semplicemente interpretata in modo diverso la barca. Comunque è stata una rivoluzione, perché le barche sono davvero diverse. In 15 anni sono cambiate tantissimo, più aperte, più luminose. Questo naturalmente, questa rivoluzione ha fatto la fortuna dell'industria della nautica. Ne parlo con orgoglio, non me ne vogliono i concorrenti stranieri, ma il Made in Italy ha la leadership nei superyacht, aggiungo accessori e battelli pneumatici. Siamo il primo esportatore della nautica nel mondo. Ne parlo in una zona, il Miglio Blu come città, ma anche come regione Liguria e la vicina Toscana, diciamo ad alta denominazione controllata della nautica. Perché la barca italiana ha fortuna all'estero, soprattutto all'estero, oltre che in Italia? Perché secondo me le barche italiane sono molto belle. Quando parlerete se avete l'occasione di parlare con presidenti, fondatori, proprietari di cantieri, ma anche manager, aggiungo tecnici, operai, magari i primi vi parleranno di numeri, di vendite, però poi tutti, quando incominceranno a parlare di barche, e io includo anche le maestranze, vedrete che parleranno di qualcosa di bello. Quindi se sentirete la passione, vedrete che il luccichio negli occhi. Osservateli anche quando salgono a bordo. Saranno persone che allungheranno la mano per accarezzare la barca, le linee della barca. Ecco, la nautica italiana, in genere, ma io dico italiana, è fatta di gente che accarezza le barche. Prego. Chiamo dunque il padrone di casa, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Sindaco. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo tutti insieme voluto questo evento per raffermare, per divulgare, per approfondire il tema importante che noi abbiamo sintetizzato con un progetto di anni fa che si chiama Miglio Blu, cioè le eccellenze mondiali che sono in questo territorio create, cioè che diventano un sistema collegato all'università, un sistema collegato alla formazione professionale. E quindi diventa una filiera vincente del Made in Italy, una delle ultime filiere vincenti del Made in Italy, perché come paese siamo stati in grado di vendere quasi tutte le filiere eccellenti, l'automotive, la chimica, all'inizio del percorso dell'elettronica anche quella, la metallurgia, l'alluminio, insomma ne abbiamo fatti di disastri. Mentre questo settore è un settore dove il Made in Italy è molto forte e abbiamo dei talenti veramente unici al mondo, che pensano nelle loro teste e poi nei loro cuori di trovare quella risposta, desiderio di persone che si possono permettere un bene che sembra di lusso. Però questo bene che sembra di lusso dà la possibilità a tantissime persone, a tantissimi talenti, nei diversi ruoli, di realizzare il loro progetto di vita. Cioè una ricchezza che sembra un oggetto, bello, bellissimo, lo yacht, che però invece è una sintesi di tecnologia, innovazione, ricerca e di talenti, dall'operaio più semplice all'ingegnere, all'architetto che può dare il meglio di se stesso. E facendo così noi creiamo ricchezza in questo territorio, in questo paese. Ricchezza vuol dire tante volte entrate anche tributarie, tassazione, servizi alla collettività. E quindi quello che appare
immediatamente come una cosa per pochi, diventa invece un effetto positivo per tanti. Ecco perché noi da anni stiamo cercando tutti insieme di valorizzare questo settore, di far capire che è un bene per tutti e che lì ci sono anche delle sfide innovative che dobbiamo cogliere. Cioè, tante volte, e avete visto, perché ne abbiamo parlato più volte, chi acquista o desidera un bene di questo tipo ha un rapporto, una sensibilità particolare, ad esempio, per il mare, l'ambiente. E quindi la ricerca dei grandi gruppi verso nuove forme di combustibili, nuove forme di comunicazione, di sicurezza, di vernici, di chimica. Cioè, si apre una moltitudine di possibilità, di opportunità e di filiere che per il Made in Italy sono fondamentali. È per questo che siamo qui in questi giorni a approfondire, conoscere, a capire, e poi il nostro compito continuerà tutti insieme per cercare di rafforzare tutta la filiera. Il miglio blu non è solo un miglio, è molto di più, e già adesso abbiamo delle filiere che vanno oltre il livello provinciale e interprovinciale. La sfida è rafforzarlo sotto tutti i punti di vista, anche quelle dell'immagine, e lo stiamo facendo, e sono convinto che tante generazioni troveranno in questo settore le risposte che desiderano nei loro sogni, desiderano per la loro vita. E la bellezza sicuramente ci accompagnerà a raggiungere questi traguardi, e per la nostra città, la nostra provincia, sarà motivo di orgoglio per essere leader nazionali, leader mondiali, in un settore che tante volte si pensava destinato solo a pochi. Grazie e buon lavoro. Vi ricordo che il Blue Design Summit è promosso dal Comune della Spezia con Promostudi, con diversi partner istituzionali, pubblici, privati. Adesso chiamo il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva. Prego, presidente. Sì, grazie. Buongiorno. La Spezia si conferma ogni giorno di più, a tutti gli effetti, capitale della nautica, capitale di una industria innovativa e di una vera e propria eccellenza tecnologica, e ora grazie anche a questa bellissima iniziativa eccellenza nel campo del design e della progettazione di interni. Io voglio prima di tutto ringraziare il Comune e il Miglio Blu per questa iniziativa, un particolare ringraziamento e lo voglio fare all'assessore Patrizia Saccone, perché con il suo impegno, il suo entusiasmo e anche la sua determinazione è riuscita a portare a casa questa iniziativa in pochissimo tempo e devo dire con grande successo. Già il sindaco Peracchini prima ha individuato molto bene il valore economico e sociale del settore della filiera della nautica, individuando come la produzione di beni che apparentemente sono beni di extra lusso, che appartengono, diciamo, alla possibilità dei consumi di fasce, diciamo, estremamente ristretti della popolazione mondiale, in realtà proprio per la loro caratteristica industriale sono in grado invece di generare processi molto più ampi di creazione di ricchezza, di sviluppo di professionalità, di innesco di processi, diciamo, positivi nell'ambito della società. Io da questo punto di vista ho già detto più volte, ma colgo anche questa occasione per dirlo, che i processi produttivi e industriali della nautica hanno necessità di un larghissimo numero di lavoratori, variabile. C'è un ricorso necessario al tema degli appalti,
Qui è un tema più generale, a mio avviso, di politiche anche di accoglienza, perché questi lavoratori che sono inseriti in questi cicli produttivi sono per lo più lavoratori, diciamo, di altre nazionalità, che vengono da altri continenti, extraeuropei, extracomunitari, e questi processi nuovi che contribuiscono allo sviluppo di questo settore hanno anche bisogno, diciamo, di altre, di un altro occhio, di altre attenzioni, probabilmente di politiche più generali che sono abitative o di inserimento o di gestione anche dei ricongiungimenti familiari, che siano di più ampio respiro rispetto all'attuale. Cioè c'è un cambiamento che la nautica induce sul nostro territorio e occorre che ce ne facciamo carico. Questo vuol dire, per esempio, cosa che stiamo cercando di fare, che per quello che riguarda l'autorità di sistema portuale, dato che i cantieri sono tutti quanti collocati sul demanio marittimo, quindi sono parte del sistema delle concessioni demaniali, debbono vedere, come vedono da parte dell'autorità portuale, un'attenzione particolare guardando allo sviluppo e concependo quindi la politica della gestione e dell'amministrazione del demanio come parte di una politica industriale che riguarda il territorio e che riguarda fenomeni molto più ampi, come prima dicevamo. Un'altra suggestione che era presente nel intervento del sindaco riguardava il tema della formazione, e anche su questo l'autorità di sistema portuale non solo ha partecipato e sta partecipando a tutte le iniziative che riguardano la formazione professionale in ambito portuale, ma ne promuove essa stessa, ovviamente soprattutto per quello che riguarda i mestieri nell'ambito, diciamo, del settore delle imprese portuali, dello svolgimento delle operazioni portuali, ma anche supportando fortemente tutto quanto è necessario per la creazione e lo sviluppo di maestranze altamente qualificate e specializzate nel settore della nautica. In ultimo, e questo vuole essere il mio saluto conclusivo, ci teniamo a essere a Spezia anche un polo della buona governance portuale, nel senso che noi abbiamo bisogno di una interlocuzione con il territorio, con le imprese, con tutto quanto organizza il sistema anche dei corpi intermedi, trasparente, forte, basato su principi condivisi. A livello europeo ormai si parla di authority come non più landlord, cioè soggetti che mettono soltanto a disposizione delle aree, ma anche organizer, cioè supporto a processi più ampi di sviluppo. Questo vogliamo essere, in una interlocuzione limpida, in una interlocuzione trasparente con tutti gli attori di questo territorio. Questo abbiamo fatto e questo faremo, augurando a questa iniziativa straordinaria il miglior successo. Grazie Presidente, abbiamo parlato di Promo Studi e quindi è il turno del Presidente di Promo Studi, Ugo Salerno. Prego, Ingegnere. Grazie, intanto grazie molte. E vi devo dire, è un grande piacere essere qui. Di solito questa è un'apertura garbata, no? di qualunque discorso. Nel mio caso invece è sostanza, non è forma. Intanto volevo dire una cosa così personale. Mi fa molto piacere essere qui perché questo auditorium è stato intitolato a Giorgio Bucchioni. E era una persona a cui ero legato da grande rispetto e grande affetto. E quindi mi fa molto piacere che l'autorità portuale, il comune, eccetera, abbiano voluto nominare e dare a questo auditorium questo nome. Poi, perché parliamo di diporto, io sono un appassionato del diporto, trovo che le unità da diporto siano tra le creazioni più belle che possa fare un architetto, un ingegnere, un'industria. Sono veramente in certi casi emozionanti e sono bellissime dal passato al presente e
incorporano una quantità di tecnologie e di sviluppi che richiedono grandissima competenza. Io credo una delle cose importanti che sono successe nel mondo della nautica è stata che la nautica, prima della grossa crisi Lehman Brothers eccetera, quindi 2007-2008, era un insieme di iniziative, di cantieri molto spesso nati così in maniera approssimativa o senza grande preparazione. Poi c'è stata una fortissima crisi e il mondo della nautica è passato da, se non mi sbaglio, circa 5 miliardi e mezzo, 6 miliardi l'anno di fatturato, a 2, 2 e mezzo, e questo in un certo senso è stato molto doloroso, ma ha messo il mercato in una condizione in cui ha capito che per crescere e per essere sostenibili, e quando dico sostenibili intendo people, profit and planet, per essere sostenibili bisognava diventare un'industria. Oggi il mercato della nautica italiano, che è il leader al mondo, è un'industria efficiente che sa produrre il bello e che spero, come diceva il sindaco Peracchini, che continui a restare in mani italiane, perché sarebbe un peccato e uno spreco perdere questa filiera magnifica. Come Promostudi, beh, intanto noi siamo stati chiamati a contribuire all'organizzazione di questo convegno, la cui idea è stata di Click Utility, e qui abbiamo Piero Silva davanti, che è stato uno degli artefici, insieme a Patrizia Saccone, che non vorrei far commuovere per la seconda volta, ma che col suo entusiasmo veramente spinge tutte queste iniziative. Promostudi, perché Promostudi? Promostudi, sapete, è una fondazione a cui partecipa innanzitutto il Comune, ma poi anche la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Confindustria, l'Autorità Portuale, la Camera di Commercio, spero di non aver dimenticato nessuno, e poi due società private, una è San Lorenzo e l'altra è Italian Sea Yacht. Questa fondazione sostiene il campus universitario della Spezia, che in realtà è un braccio di attività dell'Università di Genova, che copre tutta la Liguria. Questo campus universitario della Spezia è nato proprio per sviluppare le competenze necessarie al territorio, sperando di poter ampliare sempre di più il ventaglio di queste competenze. In questo momento la nautica la fa da padrone. Noi abbiamo due corsi principali triennali con laurea magistrale, uno è design del prodotto nautico, l'altro è design navale nautico, uno è ingegneria nautica, l'altro è yacht design, quindi laurea triennale e poi magistrale. Ma a fianco a questo abbiamo degli altri corsi, un corso in ingegneria meccanica che poi come laurea magistrale comporta meccatronica che al momento forse non è ancora compresa in pieno dai ragazzi e non è ancora diciamo è richiesta dall'industria, ma lo sarà sempre di più, perché la digitalizzazione e l'automazione la faranno sempre più da padrone in un mercato in cui si devono fare dei prodotti bellissimi e a costi comunque ragionevoli, competitivi. È importante, come ci sottolineavano il sindaco e il presidente dell'autorità portuale, la formazione, e noi in questo senso come Promostudi stiamo sfornando, tra virgolette, dei giovani brillanti che vengono immediatamente richiesti dalle industrie locali e che hanno quindi delle ottime possibilità di collocazioni. Abbiamo aggiunto anche un corso in economista e giurista d'impresa che in 3 anni riesce a dare una base solida ad un giovane per seguire quelle che sono le attività di staff di una società, in particolare di una società piccola e media che non può permettersi CFO, il General Counsel eccetera, ma che ha bisogno di avere comunque queste competenze all'interno, appoggiandosi poi magari all'esterno. Devo dire un'ultima cosa, noi abbiamo un sostegno grandissimo dai nostri soci della fondazione. Una delle iniziative molto molto belle, questa grazie al Comune, è quella di creare un vero e proprio campus universitario, quindi non soltanto avere la sede, le aule che abbiamo al Falcomatà, ma anche avere degli alloggi per gli studenti, e in questo senso noi abbiamo avviato una pratica in maniera positiva col Ministero per poter costruire quasi una 60ina di alloggi nel campus universitario della Spezia, e
credo, qui il sindaco mi correggerà, ma non credo di essere troppo enfatico, credo che costruiremo il più bel campus che c'è in Italia, perché a fianco ci sono delle strutture sportive magnifiche e perché la location, e poi fosse solo il panorama, è assolutamente meraviglioso. Quindi io sono molto lieto di essere qui, molto lieto di appoggiare questa iniziativa che vede la partecipazione dei migliori architetti italiani, quindi scusatemi, i migliori architetti mondiali. E a questo punto devo dire, so che già ieri c'è stato un incontro con i ragazzi che erano assolutamente entusiasti nei nostri laboratori nel torrione dell'Arsenale, e credo che auguro il miglior successo a questa manifestazione, ma mi pare che sia stata, e complimenti a Click Utility, è stata una manifestazione e un'idea veramente brillante. Grazie molte e buon lavoro a tutti. Una regione a vocazione nautica. A rappresentare la regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità, ambiente, tutela del territorio, ecosistema costiero, partecipazioni regionali. Le ho volute dire tutte, basta, le deleghe. Così. Manca anche i servizi sociali, ma ecco, va bene così. Oggi non ne parliamo qua, ma è importante anche una fetta importante della nostra regione. Commissario di qualcosa. Di qualcosina diventerò commissario, forse, vedremo. Buongiorno a tutti, grazie, e sono ovviamente molto contento di essere qua con voi. Ho ascoltato con grande attenzione le parole introduttive di chi mi ha preceduto e penso che c'è un filone che ci lega tutti insieme e che debba vedere in questa sala un pizzico di orgoglio da parte di tutti, che è stato avere una visione in un certo momento storico della nostra città, del nostro territorio, che consente a quei ragazzi che vedo là in fondo e a tanti altri ragazzi di avere una prospettiva nel nostro territorio. È qualcosa di straordinario. Solo 15 anni fa questa prospettiva si faceva fatica a vedere, e penso che le cose non accadano mai per caso, e quindi credo che vada condiviso con tutti voi un pezzettino di crescita molto importante del nostro territorio, che ha saputo vedere qualcosa prima che accadesse, e penso che questa sia una grande qualità delle istituzioni, una grande qualità di un accompagnamento istituzionale che deve essere assolutamente forte. Quando parliamo di sviluppo imprenditoriale, deve essere assolutamente forte quando leghiamo lo sviluppo imprenditoriale, la capacità e la crescita professionale dei nostri ragazzi. E quando nacque il Miglio Blu, con il sindaco Peracchini, ce lo ricordiamo, ringrazio Patrizia Saccone che ha ovviamente voluto organizzare questo convegno molto importante, penso che una delle più grandi attenzioni e preoccupazioni, guardo anche il presidente di Confindustria, che avevamo avuto in allora, era quella di non limitarci a dire Miglio Blu, quindi un qualcosa di tangibile anche a livello infrastrutturale, che aveva anche dei finanziamenti importanti per essere realizzato, ma che dietro ci fosse una filosofia di crescita culturale, di crescita professionale, del bello che ovviamente sta assolutamente in sinergia complementare con la nautica di lusso, attenzione, anche dalla capacità poi di manutenzione di tutte queste imbarcazioni che esportiamo per circa l'86% all'estero e reimportiamo per il 55% per mantenerle, e tornano a mantenerle in Italia. Penso che sia un grande vanto della provincia della Spezia, della nostra regione, ma la Spezia in particolare penso che ci abbiamo creduto un pochino di più, e questi momenti, queste giornate non possono che spingerci ad andare anche oltre, a cercare ovviamente di continuare a far crescere questo territorio nel modo più compatibile possibile con le scelte dell'autorità portuale, con l'ambiente, con anche una capacità. Guardate, domani inaugureremo il nuovo restyling del cantiere Riva Ferretti, abbiamo visto che cosa è nato con la San Lorenzo, che cosa ha fatto Italian Sea Group, cosa fanno tutti gli altri gruppi. Ormai non è nemmeno solo quello che c'è dentro i cantieri, è anche quello che si vede da fuori, e questo è un salto culturale veramente molto importante. Io penso che questa condivisione di oggi, questo metodo di lavorare, questa capacità di raggiungere l'obiettivo vada condiviso con ciascuno di voi pezzettino per pezzettino. Ora abbiamo un grande salto, cioè quello di non fermarci, quello di cercare di aumentare la capacità sul nostro territorio di elevare
qualità professionali che possano sempre di più essere pronte ovviamente a rispondere alle esigenze del mercato. Un mercato sempre più qualificato, un mercato che ovviamente ha bisogno di grandi professionisti e di grandi giovani che vogliono ovviamente crescere sul nostro territorio e che deve trovare delle opportunità di accompagnamento fondamentale da parte di tutte le istituzioni che sono qua sedute e qua rappresentate. C'è un altro tema su cui dovremo riflettere, perché siamo in Liguria stretti e lunghi, ed è il tema spazi. Noi dobbiamo recuperare assolutamente spazio, lo dobbiamo fare anche, consentitemi di entrare un pochino più diciamo in quelle che sono le caratteristiche delle mie deleghe, anche cercando di modificare l'assetto infrastrutturale del nostro territorio, che ci deve consentire di avere più spazio per quelle manutenzioni di cui dicevamo prima, che diventeranno un tema molto centrale da qua ai prossimi anni. Penso che sia una grande sfida, sappiamo quanto è stato importante avere almeno una manifestazione di interesse per le aree Enel, voluta fortemente dal sindaco, dalla regione, se mi consentite anche dal presidente Toti, al quale voglio dare un grande abbraccio, perché quella capacità di visione, quella capacità di scelta, quella capacità di vedere anche qualche cosa che ancora non c'è ovviamente, cioè nel recupero di quelle aree, penso che trovi nella nautica, nel suo sviluppo, nella capacità di crescita, anche un grande senso di responsabilità che con Confindustria, con tutte le categorie datoriali e anche sociali, perché ovviamente non abbiamo mai lasciato indietro, e mi fa piacere che Mario Sommariva lo abbia sottolineato, anche l'aspetto sociale che sta dietro ad ogni lavoratore, dal più semplice a quello più qualificato, e per noi sono tutti importanti, e penso che lo si veda questo spaccato di società, questo spaccato di crescita, questo spaccato anche di necessità di trovare le soluzioni anche alle fermate degli autobus quando finiscono i turni di lavoro, e credo che sia un sintomo anche di come una società che accoglie, una società che ha bisogno di manodopera qualificata e anche di manodopera importante per queste aziende, abbia bisogno anche di fare delle scelte di tipo sociale. E penso che sia una sfida in più che dobbiamo saper cogliere tutti insieme, con eventi come questo che penso certifichino ciò che abbiamo fatto di molto importante in tanti anni di lavoro, e quindi con un pizzico di orgoglio come dicevo prima, ma con il grande stimolo a continuare a fare sempre di più, e lo dobbiamo fare con voi. E l'ultimo ringraziamento lo voglio dare a tutta la classe imprenditoriale che ha saputo investire sul nostro territorio, che ci ha creduto, che ha costruito dei legami, dei percorsi di crescita, anche non facile, perché guardare che vedere quello che si vede oggi su Viale San Bartolomeo e vederlo diciamo in un futuro che non era così semplice da immaginare, ripeto, solo 15-20 anni fa, vuol dire anche grande capacità imprenditoriale, grande capacità manageriale, e penso e credo che il lavoro che è stato fatto sia stato un lavoro molto importante. C'è Spezia, che è diventato l'hub centrale della nautica di lusso, non mi dimentico che ci sono anche delle altre aree del nostro territorio. Abbiamo l'unico fiume navigabile della Liguria, il fiume Magra, è un fiume dove i grandi cantieri navali hanno impostato una parte del loro lavoro importante, quindi c'è un territorio che cresce, c'è un territorio che vuole essere compatibile, ovviamente c'è un territorio che va infrastrutturato nel migliore dei modi per poter accettare questa grande sfida. Penso che sia una delle diciamo partite più significative su cui stiamo lavorando in questi mesi, e abbiamo lavorato in tanti anni ovviamente tutti insieme, e credo che sia giunto veramente il momento di provare a fare ancora quel salto di qualità che tutti auspichiamo, perché questo territorio possa continuare a crescere e consolidare quello che abbiamo saputo costruire, perché è importante che a una crescita poi possa seguire anche un consolidamento del percorso che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie Assessore. Beh, parlando di mare, io penso anche alla Marina Militare, quindi do la parola all'ammiraglio di divisione Flavio Biaggi. Grazie, buongiorno a tutti, saluto le autorità e tutti gli intervenuti a questa bella manifestazione. Ringrazio il sindaco di Spezia Peracchini per l'invito e per la possibilità che mi dà di rivolgere un saluto a tutti loro e portare i saluti della Marina e del capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio Enrico Credendino. Mi complimento con gli organizzatori di queste due giornate, la prima edizione del Blue Design Summit,
che così raccoglie il mondo della nautica, una filiera importantissima dell'economia legata al mare, la blue economy, ma più in generale della marittimità del nostro paese. E diciamo questa, la consapevolezza che il mare fosse importante per l'Italia è stata assopita, direi, per un po' di tempo, ma e questo evento lo dimostra, anche questo evento lo dimostra, ma non solo, è in netta crescita e comincia a farsi strada in tutto il territorio nazionale questa piena consapevolezza. Difatti ogni economia, nessuna moderna economia può prescindere dall'uso del mare e delle vie delle comunicazioni marittime. Tutti noi dipendiamo ovviamente dall'approvvigionamento di beni e risorse, soprattutto un paese che non ha, che ha bisogno di importazione di materie prime per la sua industria di trasformazione, e questo si fa normalmente per il gran parte del per il 95% attraverso le vie di comunicazione marittime. E l'Italia, paese a vocazione marittima per eccellenza, deve sicuramente al mare e alle attività ad esso connesse gran parte del suo benessere. Tutti noi conosciamo le cifre legate all'economia del mare italiana, ma mi piace ripetere, soprattutto perché vedo dei giovani e quindi vorrei citarle brevemente, soprattutto per loro. Il 25% del prodotto interno lordo italiano è correlato al mare. Nel mondo siamo la prima flotta traghetti e tra i primi operatori energetici. In Europa siamo secondi per trasporto marittimo, secondo per flotta peschereccia, terzi per cantieristica navale, terzo per turismo costiero e sesti per flotta di bandiera. Abbiamo 225.000 imprese legate alla blue economy e 921.000 sono gli occupati nel settore. Un vecchio adagio della marina mercantile ci ricorda che quando si muovono le navi si muove l'economia, e questo adagio direi che è pienamente aderente alla realtà. In questo contesto vorrei parlare della marina militare, che ha un ruolo abilitante della blue economy, elemento cardine del cluster marittimo nazionale, non solo nel suo ruolo di difesa e di salvaguardia degli interessi nazionali sul mare. Un esempio eclatante attuale ovviamente l'impegno della Marina nel Mar Rosso, ma anche come efficace strumento di politica di cooperazione internazionale. Nell'attuale scacchiere geopolitico la Marina è deputata principalmente a concorrere alla pace e alla stabilità internazionale, a proteggere le linee di comunicazione marittime e a svolgere la sua funzione abilitante per la marittimità nazionale. Per adempiere alla nostra missione, le unità e i reparti della Marina si addestrano incessantemente. Proprio in questo momento è in corso la più grande esercitazione organizzata dalla Marina Militare, denominata Mare Aperto, un'esercitazione che si svolge in tutto il bacino del Mediterraneo e coinvolge più di 100 assetti tra navi, sommergibili, assetti aerei, assetti non pilotati, 9.500 donne e uomini appartenenti a 22 diverse nazioni. Quindi una grande esercitazione che serve appunto per essere sempre pronti a svolgere i compiti a supporto delle esigenze del nostro Paese. Ma accanto agli aspetti addestrativi non dobbiamo dimenticare quelli operativi. Se pensiamo alle operazioni in atto nello scacchiere strategico di riferimento, oggi abbiamo più di 60 navi impiegate in mare e direi che sono tante, e si può dire che in questo momento l'impegno della Marina non è mai stato così importante e sfidante. Un impegno che, concretizzandosi nella protezione dei rischi e delle minacce che nascono sul mare, ovviamente concorre e risulta essenziale per la crescita del Paese e per tutto quello che abbiamo detto finora. E un impegno che necessita di uno strumento navale credibile, efficace,
adeguatamente dimensionato e dotato di tutte le capacità necessarie, ivi inclusa la capacità di supporto della flotta. E qui a Spezia queste capacità ci sono, e la presenza della Marina Militare con una base navale storicamente così importante rappresenta certamente un punto di forza per un'area, quella spezzina, a così forte vocazione marittima e con un'economia protesa verso il mare. Quindi, ecco, come comandante interregionale Marittimo Nord mi sento di assicurare un aperto dialogo con le istituzioni e tutti gli stakeholder del cluster marittimo e del territorio per contribuire allo sviluppo e rilancio della cultura legata al mare. Vi ringrazio per l'attenzione, mi complimento ancora con gli organizzatori e auguro una perfetta riuscita di questa bella manifestazione. Grazie. Grazie ammiraglio. Pochi secondi di pausa. Mi è stato dato un peso che non ho men che meno come giornalista, cioè quello di far alzare dal tavolo contemporaneamente sì un sindaco, un assessore regionale, un presidente di Autority, un presidente Promostudi e un ammiraglio. Cambiamo panel, un applauso. Chiamo allora al tavolo la professoressa da Crema, Piero Pellizzari, Pierpaolo Ribuffo, Mario Gerini e Davide Mazzola. Grazie. Manca un relatore? No? Ci siamo? Va bene, vogliamo riprendere, sì. Riprendiamo, se non me ne vorrete e non me ne vogliate, se faccio parlare per primo la professoressa da Crema, siamo gentiluomini, almeno. Prego, aspetti che la presento perché prorettore vicario dell'Università di Genova, chiedo scusa. Sì. La ringrazio molto, grazie per questa azione di cavalleria. Io sono molto felice davvero di essere qua con voi oggi e naturalmente di portarvi il saluto più caloroso e la vicinanza del nostro rettore, il professor Federico Delfino, che in questo momento è impegnato su altri fronti. Dunque, ho ascoltato ovviamente con molta attenzione chi mi ha preceduto e devo dire che ci troviamo e sono felice, ripeto, di trovarci al centro, nel cuore pulsante di quella che è tutta la filiera marittima. A Spezia, il miglio blu, che è molto più che un miglio, è molto più che un tratto di costa, ma dove davvero pulsa tutto quello che è l'imprenditoria, ma anche la ricerca poi legata al mare. Il presidente di Promostudi, che mi ha preceduto, di fatto ha introdotto tanti punti che avrei voluto presentarvi anch'io. Questo lo dico perché vi fa capire quanto siamo in sintonia oggi, Università degli Studi di Genova, con Promostudi, nel portare avanti proprio a Spezia quelle che sono quella che è, direi, una nostra linea fondamentale, un nostro investimento fondamentale che tende sempre di più a far crescere Spezia e il suo campus universitario,
Voi sapete che l'Università di Genova è un'università con tanti campus, ma il campus di Spezia, il polo di Spezia, così importante, è, come dire, un punto di riferimento che l'Ateneo intende far crescere sempre di più e sempre più valorizzare. Stiamo dando di fatto tutti insieme, università, promostudi e enti territoriali, comune, un grande impulso al nostro polo. A Spezia di fatto si andranno a concentrare, già lo sapete, già l'ha detto il Presidente, Salerno, diciamo tanti riferimenti importanti del comparto della nautica. E giustamente il Presidente Salerno ha fatto riferimento a quelli che sono gli sviluppi attuali e anche la progettualità del futuro. Appunto penso ovviamente al Falco Matà e penso alle residenze. Vi aggiungo a quanto ha detto il Presidente Salerno che i nostri corsi, di cui quelli di ingegneria nautica e quelli del design navale e nautico, ma soprattutto quelli di ingegneria nautica, sono corsi che brillano, sono proprio delle eccellenze non solo in Italia, ma tutti i nostri corsi, non solo in Italia, ma a livello internazionale. E qui mi ricollego a quanto stavo dicendo, è molto importante e ormai il progetto, il cantiere è già avviato, creare le residenze, proprio perché sono corsi questi che attirano tanti e tanti studenti internazionali, quindi proprio come un punto di eccellenza, Spezia, di quanto è legato al mondo nautico, al comparto nautico. E poi la grande prospettiva occupazionale, i nostri studenti trovano naturalmente occupazione subito praticamente, e quindi questo è ancora di più, attesta ancora di più come Spezia sia un nostro fiore all'occhiello. E poi appunto il punto di ristoro che è stato approvato, quindi tutto questo per farvi capire come, e che partirà a breve, per farvi capire come effettivamente l'università, insieme con Promostudi e soprattutto insieme con gli enti territoriali, stia investendo molto su Spezia. Mi fa piacere che questo sia il primo appuntamento. Io conto, spero, sono certa che ce ne saranno altri il prossimo anno e altri ancora. Si è creato una base, si sono creati le fondamenta per un dialogo forte. Sto parlando da un punto di vista dell'università, ovviamente le missioni dell'università sono la formazione, sono la ricerca, non dimentichiamolo, e senza formazione e senza ricerca non possiamo dare impulso appunto a nessun comparto, stiamo parlando di nautica e tanto più di nautica. L'Università di Genova c'è, è presente e apre il dialogo e anzi lo tende a rinsaldarlo sempre di più con le aziende del territorio. Quindi quello che io mi auguro, e naturalmente noi ci auguriamo tutti, è di continuare questo dialogo, questa collaborazione, questa sinergia e rinsaldarla ancora di più in futuro proprio con tutte le aziende del territorio. E insieme si fa la forza, insieme davvero possiamo valorizzare ancora di più il polo di Spezia, come punto di riferimento davvero di tutto ciò che è legato al mare, far diventare Spezia ancora più leader. E concludo dicendo, usando proprio un termine vostro,
avanti tutta in questa direzione. Quindi grazie davvero. Temevo un altro termine, professoressa. Sì. No, lo dico, perché diceva in termini marinareschi. Prego il dottor Facconti se vuole prendere posto al tavolo. Grazie. E passo la parola a Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria. Beh, anche qui parliamo di mare, quindi corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera. Ammiraglio, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. A nome del comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, guardia costiera, l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, rivolgo a voi il nostro più attento e cordiale saluto. Il nostro presidente Sommariva, l'ammiraglio Biagi, amico Pierpaolo Rigufo, tutti qui con me oggi in questo importante convegno, e tutte le autorità presenti e gentili ospiti. Ringrazio segnatamente il sindaco Peracchini per il gradito e gentile invito e gli organizzatori dell'evento che fanno capo al Miglio Blu, la Spezia Nautical District, un'idea vincente. Il distretto possibilmente da replicare anche altrove, che mette a sistema tutti gli attori della Blue Economy per valorizzare la forte vocazione marittima di questo territorio, già ampiamente ricordata, ed in particolare la realtà produttiva ed eccellenza del settore nautico, che qui al porto della Spezia sono concentrate nel bello spazio di un miglio marino, come ben rappresentato su quella picture. Molto importante anche l'impegno diretto nella formazione, anche questa ci ricordata, tema centrale per lo sviluppo del comparto e per garantire opportunità di occupazione, testimoniato dalla partecipazione dell'università, che offre tra l'altro un corso di design nautico e navale unico nel suo genere, alle attività della filiera. L'industria nautica italiana rappresenta una componente di pregio dell'economia del paese. È un'eccezione positiva che va in controtendenza nel suo complesso e specialmente nel segmento dei super yacht rispetto a una congiuntura che ha visto una generale flessione. L'export nel 2023 ha raggiunto infatti la cifra record di 4 miliardi di euro, oltre il 15% in più rispetto al già ottimo risultato conseguito nel 2022. Nel ramo produttivo dei super yacht l'Italia conserva il primato mondiale nella classifica degli ordini, con 600 navi commissionate o in costruzioni per oltre 22.000 metri di lunghezza complessivi, distanziando di molto Turchia e Paesi Bassi. Positivo anche l'andamento dei servizi dei porti turistici importantissimi qua in Liguria, tra cui ormeggi, rimessaggi, vendita di carburanti e servizi accessori. Stati ricordati molti aspetti della filiera, ma ci sono anche questi che sono sicuramente rilevanti per la nostra economia. E le prospettive, diciamolo e incrociamo le dita, sono sicuramente favorevoli. Quindi è un settore di particolare rilievo per la nostra economia e questa filiera sicuramente, come è stato detto, va assolutamente salvaguardata in tutti i modi, perché porta occupazione altamente specializzata. Ai nostri cantieri non c'è solamente ovviamente il design, dove noi siamo assolutamente bravissimi, ma sono stati ricordati tutta l'attività manutentiva che sicuramente sia qui che a Genova è un particolarmente trainante, sia diretta che sia all'indotto, con riflessi importanti sul territorio e produzione di ricchezza per il paese tutto. Questo vale per l'Italia in generale, tanto più per una regione come la Liguria, dove si trovano molte delle principali realtà nazionali dell'industria e della cantieristica nautica, alcuni tra i maggiori porti turistici del Mediterraneo, e risultano oltre 18.000 le unità da diporto iscritte presso i nostri registri, che ovviamente seguiamo con attenzione. Per questo sono importanti le occasioni di incontro e di approfondimento che coinvolgono gli attori istituzionali e privati, come il Blue Design Summit odierno e come il MIBA Charter Show che si è appena svolto dei broker a Genova. Era veramente impressionante vedere sulle banchine genovesi questi grossi yacht che i broker poi provvedono a noleggiare durante soprattutto la stagione estiva, ma non solo, che si è tenuta a Genova il mese scorso, richiamando l'ormeggio del Molo Vecchio, super yacht da ogni parte del mondo. Quindi immaginiamo anche qui tutto l'indotto collegato e quello che poi non solo Genova ovviamente, ma tutta la Liguria è in grado di offrire a queste vere e proprie navi.
dimentichiamo che tra poco inizierà il Salone Nautico a Venezia, in prospettiva c'è quello assolutamente di Genova, quindi è una filiera veramente a tutto tondo. Con questi presupposti il tema del convegno, sostenibilità, innovazione e ricerca nel settore dei super yacht, è particolarmente appropriato e stimolante. La sostenibilità ambientale in special modo rappresenta ormai un fattore strategico non soltanto per la nautica, anche se molto spesso viene ricordato come quant'è il segmento di riguardo la sostenibilità, il 3% è quello che nel 90%, il 90% delle merci si gira, girano su navi nel mondo, che ovviamente hanno il 3% dell'inquinamento totale d'anidride carbonica, una percentuale bassissima è di questo mondo, nel nostro, del mondo della nautica, uno 0,2%, però lo stesso dobbiamo certamente fare attenzione a questo settore. Gli obiettivi dell'Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050, la spinta verso un impiego ai carburanti meno inquinanti e basso tenore di zolfo e di fonti alternative di energia che non contengano componenti fossili quali biofuel, ammoniaca, metanolo e etanolo, anche il rinnovato interesse per i grandi yacht a vela, sono tutti elementi che stanno orientando con decisione la produzione ed il mercato verso la transizione energetica e quindi verso soluzioni tecnologiche innovative e di ricerca, sostenendo contestualmente la competitività dell'intero settore. Dobbiamo essere bravi sicuramente in tutto, non solamente ovviamente nel design dove eccelliamo, ma anche in questi settori molto specialistici e di avanguardia. Sarà fondamentale che vengano adeguate in prospettiva anche le infrastrutture portuali, in questo caso dei porti turistici, ho già ricordato i 18.000 posti barca che sono stati nella parte orientale del paese presenti, quindi da quando io mi sono affacciato per la prima volta in comando ad Imperia nei primi 2000, insomma, devo dire che è stato fatto moltissimo, è stata veramente un'esplosione, lo sappiamo qualcosa, noi in quel settore che per noi, insomma, è comunque importante, che è quello delle patenti nautiche, ogni barca si porta dietro 3-4 patenti, ricordiamocelo, quindi ed è sicuramente senza le patenti che è tutta la componente amministrativa che ovviamente poi questi giustamente questi cantieri ci richiedono una volta che vengono messe in mare queste importantissime unità. Quindi una sfida complessa che investe tutti i livelli decisionali, ma che nello stesso tempo costituisce una grande opportunità di ulteriore sviluppo per l'industria e la portualità nautica e di occupazione di elevata qualità per i nostri giovani. C'è grande interesse tra i giovani per questo e spero che questo continui. Quindi le cabine di porto sono presenti a fianco e a supporto di questa importante filiera e la Guardia Costiera ovviamente quest'estate sarà presente sui nostri mari nazionali per assicurare anche attraverso il bonino blu la nostra presenza e la sicurezza che è un aspetto sicuramente centrale. Auguro a loro buon lavoro e a tutti i convenuti con l'auspicio che possano nascere nuove idee ed obiettivi comuni nell'ottica della sostenibilità e della crescita del sistema Paese. Grazie. Grazie ammiraglio. Intanto un saluto, voglio salutare i ragazzi del Corsi della Fondazione ISIL di Viareggio, bravi, bella scelta, sono proprio grazie di essere con noi. E altro peso che non ho, però mi chiedono di chiudere entro le 11:15, quindi vi prego di interventi di 10 minuti se potete. Chiamo quindi, do la parola a Pierpaolo Ribuffo, coordinatore delle strutture di missione per le politiche del mare del Ministero della Protezione Civile e le politiche del mare. Posso chiamare ammiraglio? Sì, ancora. Ammiraglio, quindi prego ammiraglio. Grazie, molte grazie. Ringrazio gli organizzatori, saluto le autorità militari e civili. Vi porgo i saluti in particolare del Ministro delle Politiche del Mare, il Senatore Musumeci, che è estremamente attento alle dinamiche diciamo che attraversano poi il settore della nautica. Di fatto ne abbiamo parlato in maniera anche autorevole prima di me, il settore della nautica è una nicchia di eccellenza del nostro Paese e come tale deve essere compreso, conosciuto, direi anche custodito e stimolato. Ora, leggendo
un articolo di qualche giorno fa, credo fosse un'intervista di un autorevole esponente della nautica, autorevolissimo, questo imprenditore lamentava diciamo, una scarsa comprensione da parte dello Stato e del governo e, se ben ricordo, appunto diceva che non era tanto interessato a stimoli o aiuti eccetera, ma si sarebbe accontentato di un'assenza di danni da parte, diciamo, dello Stato, perché gli imprenditori molto spesso sono lasciati soli, così diceva lui, nella loro attività. Naturalmente quello del mare è un settore che deve essere conosciuto, quindi per poter intervenire è necessaria molta competenza, però desidero dire che vogliamo raccogliere la sfida, lo Stato intende raccogliere la sfida e intendiamo farlo intanto assieme e poi con umiltà ed energia. Assieme intendo tutti, ma direi non soltanto tutti i dicasteri che hanno competenze marittime. E chi si occupa di mare sa quanto è difficile poi interagire con i singoli dicasteri per poter in qualche modo chiudere il cerchio e portare avanti le proprie iniziative. Sapete che questo governo ha istituito un comitato interministeriale per le politiche del mare, dove siedono tutti i ministri che hanno competenze marittime, e questo è un notevolissimo passo avanti. Questo comitato ha adottato per la prima volta un piano del mare nazionale che si articola su 16 direttrici che attraversano tutti i settori della marittimità. Ma naturalmente assieme non può esaurirsi qui, non può esaurirsi con i dicasteri o con coloro che con i colori dello Stato, quindi la Marina, le Capitanerie di Porto, ma anche la Guardia di Finanza, in qualche modo vigilano in mare e assicurano l'ordinato svolgersi delle attività. Assieme significa anche farlo con la società civile e quindi con i portatori di interesse, con le rappresentanze della società civile. Quindi il ministro Musumeci ha disposto un nuovo approccio che è fatto di ascolto. Quindi noi stiamo adesso, in questo momento, stiamo diciamo, conducendo una serie di audizioni tematiche lungo le 16 direttrici del Piano del Mare. Ma questo sarà un approccio, non si esaurisce in questo modo. L'ascolto fa parte naturalmente dell'umiltà di cui vi parlavo prima. C'è esigenza che lo Stato si metta ad ascoltare, perché solo comprendendo appieno le difficoltà di un settore così delicato e allo stesso tempo straordinariamente propulsivo come la nautica, come altri settori anche del mare, si possono poi conseguire risultati. Dicevo appunto, assieme con umiltà ed energia. Il nostro obiettivo adesso è quello di mettere mano alle norme che disciplinano questo settore. Intendiamo farlo assieme, come ho detto, e intendiamo dare risposte in termini di semplificazione e di allineamento delle norme. Questo mi rendo conto che sia una sfida complessa, ci sono molti dicasteri che, come sapete, mantengono le loro competenze e il compito diciamo che abbiamo è quello in qualche modo di fare sistema, quindi di coordinare e armonizzare le diverse scelte in maniera tale da ottenere il risultato migliore per lo Stato. Direi però che intendiamo appunto raccogliere questa sfida e vincerla. Grazie ammiraglio, e passo la parola a Mario Gerini, presidente di Confindustria alla Spezia. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità civili e militari presenti, agli ospiti, ai colleghi, e un ringraziamento agli organizzatori e in particolar modo all'assessore Patrizia Saccone, che ha veramente voluto questo evento e l'ha saputo portare a compimento in un tempo veramente veloce. È importante questa giornata perché ci tenevamo anche noi a partecipare
in maniera attiva l'evento, perché riteniamo che sia una presenza sul nostro territorio molto importante, anzi sta diventando fondamentale il settore della nautica. Città come La Spezia in questo momento, la città di La Spezia in questo momento è sicuramente, almeno a livello nazionale, un punto di riferimento, il punto di riferimento più importante. Sono già stati citati dei dati sulla produttività del settore, però volevo ripeterlo perché è veramente importante. Sono 600 in questo momento gli yacht che sono stati commissionati o che sono in costruzione da parte di imprese italiane, e le imprese italiane coprono in questo momento il 51% di tutto il mercato mondiale. Dopo di noi ci sono paesi come la Turchia e come i Paesi Bassi. Questa è una ricchezza che, di cui noi siamo testimoni, ma dobbiamo anche essere partecipi a far sì che possa continuare, possa, come ha detto prima l'assessore Gianpedrone, che è arrivato a un certo livello, non si fermi, ma che continui a progredire o a mantenersi. I dati che abbiamo quindi sono molto confortanti. Tutto questo è possibile su questo territorio, a nostro avviso, perché ci sono stati, quindi la crescita della nautica, mi riferivo a quello, ci sono stati degli imprenditori illuminati probabilmente che negli ultimi decenni hanno deciso di investire sulla Spezia. Mentre a Viareggio c'era un distretto della nautica già strutturato, nella nostra città di fatto questi imprenditori hanno organizzato all'interno delle loro sedi, all'interno dei loro stabilimenti, l'arrivo di tutta la filiera che non viene direttamente dalla Spezia, almeno inizialmente, ma che veniva da territori limitrofi, proprio perché non c'era la costituzione ancora di un distretto della nautica. Quello che vorremmo raggiungere come Confindustria è il consolidamento di questa filiera attraverso la crescita di aziende del territorio, e giornate come queste sono per noi importanti proprio per far conoscere e comprendere in primis ai giovani che vedo presenti, ma anche ai colleghi che sono qui con noi, l'importanza di questa crescita per far sì che il territorio possa contribuire in maniera fattiva all'evoluzione di questi brand della nautica che sono di livello mondiale. Tutto questo è possibile anche con la condivisione degli obiettivi di cui si è parlato prima tra le istituzioni. Lo stesso marchio Miglio Blu, il cercare di migliorare tutte le aree che sono limitrofe agli stabilimenti della nautica, è sicuramente un fattore di crescita sia per la nautica sia per il territorio. Grossa importanza come Confindustria la diamo agli enti formativi. Si è parlato già a lungo e giustamente di promostudi. Noi vogliamo sottolineare la presenza sul territorio di enti di formazione come il CISITA e l'ITS, Istituto Tecnico Superiore. Sono enti di formazione che garantiscono la crescita, la formazione dei giovani. Sono fondamentali anche per le aziende, perché c'è assolutamente bisogno di risorse umane in tutti i settori in questo momento storico, e ci sono percentuali di assunzione per chi ha per i corsi pari a circa il 90% nella maggior parte dei corsi. Quindi c'è qui presente anche la Presidente Giorgio Bucchioni del CISITA, e grazie allo sforzo che stanno facendo questi enti di formazione che le aziende possono recuperare e avere a disposizione risorse umane che altrimenti sarebbe difficile reperire. E quindi mi ricollego anche agli interventi del Presidente Mario Sommariva, dove è stato sottolineato che ci vuole una crescita sia da un punto di vista imprenditoriale sul territorio, ma anche dal punto di vista sociale per il rispetto delle condizioni lavorative e di tutti quelli che operano nel settore specifico. Direi di non dilungarmi oltre e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente. E Paolo Faconti, membro di giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Grazie. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità civili e militari, porto i saluti del Presidente della Camera di Commercio delle Riviere
Enrico Lupi e scuso e porto i saluti anche di Davide Mazzola, il vicepresidente che doveva rappresentare la Camera di Commercio questa mattina, ma purtroppo per motivi gravi familiari questa mattina non può essere qua. Parlare per ultimo può essere facile, per me è un po' meno facile perché parlo dopo il mio presidente, quindi un attimo di imbarazzo lo devo ammettere. Credo prima di tutto, prima di parlare del ruolo della Camera di Commercio all'interno di questa manifestazione, ma soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo economico del nostro territorio, permettetemi a nome della Camera di Commercio di fare un sentito ringraziamento all'assessore Saccone. Questo non di rito ma di sostanza, anche perché quando qualche mese fa l'assessore Saccone ci ha proposto di fare questo percorso assieme per portare sulla Spezia un evento di questa portata, l'abbiamo guardata un po' così, un po' con curiosità, anche perché avevamo qualche dubbio sulla possibilità di organizzare un evento di questa portata. E invece dobbiamo fare i complimenti perché la determinazione e la volontà di valorizzare una parte del nostro territorio legata alla nautica, ma soprattutto al design nautico, è stato veramente importante. Questa mattina, ripeto, parlare per ultimo può essere facile ma anche complicato, questa mattina sono state evocate alcune parole chiave che per noi come sistema camerale sono importanti. La Camera di Commercio, io dico sempre che è la casa delle associazioni di categoria, quindi è la sintesi del mondo imprenditoriale nella sua più ampia declinazione. Noi rappresentiamo dagli artigiani fino agli industriali, commercio e artigianato. Le parole chiave sono visione, citando l'assessore Gianpedrione, collaborazione, attenzione al sociale, come diceva bene il presidente Sommariva, ascolto, come diceva l'ammiraglio Ribuffo. Questo, secondo noi, queste parole, coraggio, come diceva il presidente Gerini, coraggio imprenditoriale, ma anche collaborazione, come ha sottolineato anche il signor sindaco Pierluigi Perachini. Queste parole chiave che sono emerse con forza questa mattina vanno a significare quello che è il comparto della nautica da diporto sul nostro territorio, ma soprattutto quello che può essere in futuro, perché non dobbiamo dimenticarci che il nostro territorio, sul nostro territorio, oltre che i più importanti brand della nautica, che sono tutti aderenti al sistema Confindustriale, c'è una grande filiera di grande capacità imprenditoriale, ma di piccole e medie imprese. E questo è comunque ancora la colonna portante di questo settore. Piccole e medie imprese che collaborano in modo attivo con i grandi brand della nautica. Ma c'è da aggiungere anche un'altra cosa, che non si parla solamente di costruzioni, ma si parla anche di porticcioli. Abbiamo importanti realtà dove vengono portate queste mega yacht. Ma soprattutto, parlando di visione, parlando di futuro, dobbiamo pensare anche a quello che sarà il mercato del refitting, perché ogni due anni queste grandi barche, questi grandi yacht devono essere riclassificati. Qui io mi lancio in un termine che mi hanno detto, però ho capito poco di cosa voglia significare. Quindi c'è un mercato in crescita, e credo che un aspetto importante di quell'evento di oggi e la presenza dei giovani qui è significativa, è che sul nostro territorio, è un territorio che consideriamo un territorio allargato, non parliamo più della città di La Spezia o del comune di Amelia col fiume Magra, ma dobbiamo avere la visione di una città metropolitana che prende anche Marina di Carrara, avendo un'autorità portuale che ha responsabilità amministrative e gestionali su due porti, quindi cominciare a ragionare come città metropolitana. Abbiamo la possibilità effettivamente di consolidare un comparto produttivo estremamente importante, ma soprattutto per i giovani, e grazie agli enti di formazione come CISITA, ITS e anche Promostudi a livello più alto,
come Camera di Commercio riteniamo che ci siano tutte le condizioni per fare sì che i giovani non debbano pensare di andare a lavorare fuori dal nostro territorio o addirittura all'estero. Le grandi opportunità di lavoro e di riconoscimento professionale, perché non si parla solamente di lavoro, ma si parla anche di qualità del lavoro, anche l'attenzione agli aspetti sociali che citava prima Presidente Sommariva devono essere attenzionati, ma c'è anche, ritornando al tema di queste due giornate, tutto il mondo della progettazione e della realizzazione. Come qualcuno diceva, queste barche sono appartamenti galleggianti di altissima qualità tecnologica e altissima qualità di professionalità anche interna, quindi grande capacità anche di qualità. E per realizzare, progettare queste opere ci vuole anche grande professionalità e grande ingegno. Quindi soprattutto un messaggio ai giovani: sulla Spezia, sulla nostra realtà, ci sono grandi possibilità di occupazione, grande possibilità di avere riconoscimenti professionali, e non dimentichiamoci, perché quando si parla di lavoro bisogna parlare anche di aspetti economici, e questi nel mondo della nautica non sono sicuramente trascurabili. L'ho fatta fin troppo lunga, io ringrazio nuovamente gli organizzatori e auguro un buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. Bene, siamo stati più che ligi, abbiamo rispettato i tempi perfettamente, quindi ringrazio i relatori, ringrazio i presenti.